Story Time. Evoluzione Radio. Bentornati amici di Storytime con una nostra nuova storia e prima di passare la parola ai nostri ospiti vi ricordo che ci potete sempre seguire su qualsiasi canale ufficiale di Storytime. Se per caso avete una storia da raccontare, noi siamo la radio giusta per voi. Come mi piace ricordare, il nostro c'era una volta e quindi parte questo meraviglioso mondo di favole tutte reali. È la vostra storia nonché la vostra vita. Io sono Stefano, oggi sono in compagnia di Gianfranco e Irina che ci parlano della loro attività. Ciao! Ciao, buonasera, bentrovati a tutti. Buongiorno Stefano. Allora, raccontateci un po' di voi e di che cosa vi occupate. Dunque, Italia Eurasia, che è nata 11 anni fa, con diciamo come prospettiva prima culturale. In effetti abbiamo iniziato a editare due testate giornalistiche che sono collocate presso il Tribunale di Venezia, che poi oggi sono diventate le testate molto importanti dopo 11 anni. Una si chiama Russia News e l'altra Eurasia News, rivolto il tutto, come dice anche il nome dell'associazione che le gestisce, Italeurasia, al mondo eurasiatico, diciamo, quindi la Russia, gli ex paesi della CSI, e ritenendo che quello era un mondo, diciamo, comunque vicino, culturalmente vicino a noi. Perché insomma, ecco, la storia ci ha insegnato che la via della seta ha sviluppato il commercio e tutto. Quindi, partendo dal discorso culturale, abbiamo poi cercato di sviluppare quella che è la cosa più interessante della nostra attività, che è quello che appunto è la possibilità di ricreare degli scambi commerciali tra questi paesi e l'Italia, che storicamente hanno avuto sempre bisogno di scambiare l'Italia per quanto riguarda poi la manifattura, ma soprattutto dalla parte della Russia e dei paesi euroasiatici, quelle che sono le materie prime, il legno, l'alluminio, quello che sia. Oggi ci troviamo in una fase un po' particolare, perché c'è stato questo evento dell'operazione speciale militare, quindi questo conflitto con l'Ucraina che ha un po' fermato questa attività, le sanzioni alla Russia, ma noi ci auguriamo che in nome del buon senso si riprendano, perché ci sono tante aziende italiane che hanno dovuto ridurre la propria attività. Se pensiamo solamente al settore del turismo, il cui comparto russo e eurasiatico rappresenta un terzo del turismo internazionale che arrivava in Italia. Quindi sono tutti settori che secondo me hanno potenzialmente una grossa capacità di riprendere e di riportare l'Italia con quelli che sono gli scambi commerciali, ma soprattutto, come dicevo anche prima, culturali. Sono due cose strettamente legate anche storicamente. E quindi con queste, con i giornali, cerchiamo di informare ormai da 11 anni, come dicevo, sia l'Italia, perché il giornale è scritto sia in lingua italiana che in lingua russa, quindi noi cerchiamo di far capire come funziona il mondo russo. Poi Irina magari sarà ancora più specifica nel far capire quali sono le differenze anche culturali nella comunicazione, più che altro, perché noi siamo molto attenti alla comunicazione, che secondo me è il vero problema che c'è tra l'Italia e questi paesi, insomma. Chiarissimo. E entriamo un po' anche nel punto di vista un po' più in merito appunto della casa editrice, perché è anche appunto editrice appunto di due testate giornalistiche. Sì, sono due testate giornalistiche, Russia News, come dicevo, scritta in italiano e in inglese, ed Eurasia News, che in effetti fa tutta l'area e viene scritta invece in inglese e in italiano. Perché l'area è molto vasta, parliamo di paesi come l'Azerbaigian, il Kazakistan, l'Uzbek, sono paesi che fino a 15-20 anni fa erano ben poca cosa, perché venivano fuori dalla vecchia Unione Sovietica, ma oggi sono paesi in grande sviluppo, che hanno investito e sono, Irina poi magari ci dirà ancora meglio, ma sono veramente paesi esplosivi. Se pensiamo solamente all'Azerbaigian, che oggi fornisce attraverso la TAP, il gasdotto che passa per la Puglia, anche il gas in Italia, quindi sono paesi che hanno formato una nuova classe dirigente nei loro paesi, e veramente stanno sviluppando anche dal punto di vista economico la loro gente, le loro imprese e le loro aziende. E questo penso che secondo me è la cosa importante. Ecco perché dico, non bisogna perdere questo contatto, che per noi è foriero di sviluppo economico. Penso che sia un paese, può dirsi progredito, quando in effetti sviluppa anche questo, insieme alla cultura ovviamente, che è sempre interessante. Però i giornali ci aiutano a far capire
meglio a mettere in contatto e a far capire quali sono le realtà, come si sono gli scambi culturali e commerciali, che tra l'altro poi, ripeto, per quanto riguarda la Russia, che ancora consideriamo un paese europeo, è molto vicino a noi più di quanto noi stessi crediamo. Chiarissimo. E noi qua anche possiamo vedere un libro che si chiama appunto Da Putin a Putin, sì, pubblicato proprio febbraio 2024. Sì, sì, questo è uscito da poco e racconta un po' il percorso da Putin a Putin, perché da quando è entrato Putin al 2000 fino ad oggi, che poi è stato rieletto neanche un mese e mezzo fa, insomma, e quindi questo percorso per descrivere anche il personaggio. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere un po' degli osservatori privilegiati, no? Perché ormai sono 11 anni che, anzi addirittura da 14 anni, perché ho diretto per 3 anni anche Nascia Gazzetta, che era un altro giornale che faceva un focus sui paesi eurasiatici. Quindi abbiamo descritto pure in una maniera differente, come magari qui, diciamo, in Occidente non lo si è visto, perché magari lo abbiamo visto come fautore di un conflitto che non è. Insomma, io penso che lui, almeno quello che poi abbiamo, è un po' il risultato di quello che abbiamo trascritto in un libro che è scritto con piglio giornalistico, quindi non è che parliamo commentando, noi parliamo con dei fatti, con delle missioni fatte, quindi avendo visitato realmente il paese, avendo osservato anche lo stesso Putin nei suoi vari comportamenti economici, sociali e tutto, e quindi abbiamo tirato fuori un libro che descrive questa sua cosa. Quello che verrà dopo non lo sappiamo, però intanto possiamo dire che probabilmente, almeno secondo noi, se non ci fosse stato Putin in questo momento, ecco, le situazioni conflittuali che ci sono, questo avrebbero preso una piega differente. Quindi era dovuto un'osservazione, un focus su Putin e sulla Russia di Putin, ovviamente, con tutta anche la sua classe, diciamo, dirigente, per far capire che poi non è così, diciamo, come lo si viene descritto per motivi magari politici, si può capire, però è sicuramente ha fatto grande un paese che usciva dall'Unione Sovietica, quindi dalla povertà assoluta l'ha trasformato in un paese ricchissimo. Se vediamo che le stesse sanzioni europee, tutti pensavano che la Russia crollasse, invece così non è stato, quindi penso che i risultati e i numeri parlino chiaro di una visione che è completamente differente da quella che è stata descritta. Chiarissimo. Irina, tu invece in tutto questo? Allora, io in tutto questo da tanti anni, perché ho iniziato, diciamo, il mio percorso più come con attività politica, e piano piano sono stata trascinata da imprenditori italiani quando sono stata ad una conferenza internazionale all'estero, e mi hanno vista come mi muovo all'estero anche, quindi imprenditori della società italiana mi hanno trascinato di fare condurre una camera di commercio italiana in Moldavia. È stata la mia prima esperienza, e quindi ho citato solo se il mio ruolo verrà dato con la carta bianca. E alla fine abbiamo iniziato il nostro percorso più ampio a livello amministrativo, a livello governativo, quindi era una bella nuova esperienza, e poi è arrivata la pandemia, ha cambiato vita un po' a tutti. E dopodiché ho dovuto fare un passo indietro di aderirsi a diverse associazioni per fare, diciamo, non dico un blocco, ma realmente di far riportare la nostra voce per essere sentita. Chiarissimo. E c'è anche comunque un nuovo libro fra poco in uscita, un prossimo libro, giusto? Sì, il libro si chiama, porta un po' avanti il discorso del primo libro, allargando appunto a tutti gli altri paesi e a quello che sta succedendo anche d'oltreoceano. Si chiama l'Europa tra Eurasia e gli Stati Uniti e gli USA, in effetti, perché in attesa di quello che sarà poi lo sviluppo delle elezioni di novembre, penso che c'è uno scenario che si prospetta che potrebbe cambiare l'assetto del politico, diciamo, internazionale di tutti i giorni. Ovviamente i competitor non è più che c'è il blocco Russia, ma è, diciamo, è Stati Uniti, ma oggi c'è la Cina, che è comunque un competitor di tutto rispetto. Quindi abbiamo cercato di descrivere questo scenario, sempre rapportando al discorso economico che è fondamentale, e abbiamo fatto anche un focus su alcuni paesi presi tre a caso, appunto quello dell'Azerbaigian, quello del
del Kazakistan e dell'Uzbekistan, che sono i tre paesi che sono in più grande sviluppo, diciamo, in questo momento, quindi sempre per dare uno spaccato partito. Danno anche spazio a interventi di docenti universitari internazionali, per esempio c'è stato un focus sulla Cina fatto da un professore giapponese che la vede diversamente, quindi secondo me la pluralità degli interventi e delle descrizioni dà l'esatta dimensione e dà la possibilità alle persone di capire, di avere delle visioni differenti, e poi ognuno deve trarre giustamente dalle proprie, diciamo, le proprie conseguenze, quelle che sono poi in effetti la realtà, però è giusto darla questa pluralità di informazione. Quello che secondo me oggi manca è soprattutto su un'area che noi non conosciamo, è a noi sconosciuta, insomma, ecco, chi ha avuto la fortuna di visitarle queste aree, insomma, così, e, diciamo, ecco, la presenza di Lina, che è Lina è un po' la parte diciamo eurasiatica, russa, insomma, quindi lei c'ha un compito importante perché deve creare poi il collegamento con questi paesi. Noi ci auguriamo, ecco, di svolgere un lavoro con l'auspicio che poi anche questi conflitti vengano a termine, perché insomma, penso che non è che portino cose positive, portino solo cose negative. Continuo a dire, lo ripeto fino a fine, l'economia è quella che poi guida il benessere dei popoli, e penso che su questo ci sia poco da dire, insomma. Chiaro, c'è anche un'attività culturale che viene promossa anche in televisione. Sì, c'è anche un'attività culturale, poi in effetti anche attraverso il giornale si può immaginare che nel periodo dell'inizio di questo conflitto e per tutto il 2023, insomma, abbia presenziato vari interventi su tutte le emittenti nazionali. Sono stato in Russia più volte in missione, sono stato durante il referendum del Donbass, quindi sia dalla parte russa che dalla parte italiana, insomma, c'è stato un grosso aumento di visibilità che ci ha dato la possibilità di far capire, insomma, quello che abbiamo poc'anzi detto, cioè che effettivamente occorre una visione più ampia, una visione più pluralista di quelle che sono la realtà di fatti. Sbaglieremo o non sbaglieremo, però insomma noi la diamo perché è supportata appunto con un piglio giornalistico da tante persone che sono intervenute, che hanno scritto stando sul posto e capendo che le cose tutto sommato stanno in maniera, diciamo, differente. Forse Irina ne sa sicuramente più di noi, però diciamo che cerchiamo sempre di non di mediare, perché è una questione, però di dare appunto quella pluralità che secondo me è fondamentale per poter arrivare vicino alla verità. Insomma, questo penso sia il compito anche giornalistico di chi scrive, di chi comunica. Ecco, la comunicazione è importante. Probabilmente, almeno io in questi anni ho capito che come comunica per esempio la Russia è differente da come comunica, certo, in Italia. Insomma, a volte anche delle parole possono sembrare differenti e possono sembrare più dure. Noi abbiamo un tipo di comunicazione molto più molto, molto differente rispetto a quella russa. Quindi che ci siano delle persone da una parte e dall'altra che si avvicinano nel far capire queste differenze è un'operazione secondo me utilissima, insomma. Quindi abbiamo cercato di sfruttare questi 11 e passa anni di lavoro cercando di essere utili da questo punto di vista, insomma. Allora, ci volete lasciare un messaggio costruttivo oggi a chi ci sta ascoltando? Allora, soprattutto per fare qualsiasi passo bisogna prima di tutto uccidere in se stesso la paura. La paura che ti impedisce di fare qualsiasi azione, e autocensura. Noi spesso non parliamo, ma non perché qualcuno impedisce, perché da sole anche cerchiamo di autocensurarsi i nostri argomenti. Quindi la prima cosa, cancellare la paura e autocensura. E giustamente avere un ruolo, un incarico dal punto di vista politico è più semplice parlare, perché tu fai la propaganda e quindi promuovi te stesso attraverso questi strumenti. È più difficile adesso di fare sentire le persone che non coprono, che sono rimaste, come dire, fuori dal gioco, no? Quelli che non hanno adesso un ruolo, però dietro le spalle hanno grandissima esperienza, hanno grandissima intelligenza e hanno veramente la potenzialità. Quindi a questo punto io sempre penso che la intelligenza si trova non adesso ai capi, cioè non si trova in alto, ma si, chiaro, trova realmente tra popolo. E quindi questo bisogna superare, e questi, diciamo, i freni che ti
che ti fanno frenare e andare avanti, andare giustamente come se fosse, cioè ignorare tutto intorno che ti impedisce, cioè chiarissimo, di autocensura. Chiaro. Allora, noi sottovediamo i contatti dove possiamo seguirvi e contattarvi, quindi invito tutti a farlo per avvalersi della vostra figura professionale. Io vi ringrazio di cuore per questa chiacchierata e vi auguro una piacevole giornata. Grazie a te. E possiamo aggiungere, certo, due cose. Allora, la cosa importante è che dobbiamo capire che la logistica sta un po' cambiando, stanno rivalutando tutte le connessioni tra diversi stati, la logistica anche di commercio. Bisogna sempre guardare nel futuro nella Russia, che ha anche come logistica il più ampio territorio attraverso quale ci passa la merce. Quindi non possiamo evitare o marginare la Russia come se fosse stato che possiamo evitare. Che un domani, perché le altre percorse che sono via mare sono abbastanza limitati e non sono abbastanza sicure anche in questo periodo. Quindi la Russia è non soltanto una fonte, ma una piattaforma attraverso quale si può sviluppare il commercio in futuro. Chiarissimo, grazie allora di cuore per questa chiacchierata e vi auguro una piacevole giornata. Grazie, grazie a te Stefano, buona giornata. Grazie. Amici ascoltatori di Radio Storytime, chiacchierata appena finita. Fra poco ne inizia una nuova, non perdetela. Storytime, evoluzione radio.